Eccoci qua dunque per la cronaca di questa gara valevole per il girone F. Girone F di questa Euro Winner Cup 2016. La sfida davvero bella in questi primi minuti. Siamo giunti al quarto minuto, il punteggio sbloccato dalla Lokomotiv 1-0 sul Grenbach. La rete messa a segno da Fernando, il numero 3 della compagine russa. La partenza è davvero importante. Thank you.
Ancora il Brengbrap, il Grenbach che prova con una conclusione dalla distanza, il numero 3 Dai che ha tentato un tiro poi rimpallato. Dicevamo, una sfida importante in questo girone F fra Lokomotiv e Grenbach, punteggio sbloccato dal colpo di testa di Fernando su assist di Antonio. Gol che arriva dalla panchina, due giocatori che erano stati schierati sin dal primo minuto. Bello l'assist al volo di Antonio, colpo di testa sul primo palo da parte di Fernando. Intanto la reazione del Grenbach con Clark, Aaron Clark, il suo colpo di testa però intercettato da Ciuskov. La palla arriva a Gorcinski che con il destro stava per ingannare il portiere avversario, bravissimo in questa occasione estremo difensore del Grenbach, che è riuscito con un colpo di reni Marciniak a bloccare una sfera che stava entrando lenta lenta in porta. Invece grande intervento di Marciniak che mantiene il punteggio ancora sull'1-0 in favore degli avversari della Lokomotiv, che piano piano sta aumentando la pressione, aumentando il ritmo, si sta rendendo sempre più pericolosa, come in questo caso calcio di punizione procurato da Gorcinski. E allora sarà lui a incaricarsi del tiro, Gorcinski che sistema la consueta cunetta, montagnola di sabbia per lui, che prepara la rincorsa con il destro. Gorcinski, parte il tiro di Gorcinski, è un piazzato ma è bravo ancora sul suo palo Marciniak ad allungarsi, a dire di no. Un portiere molto alto, un portiere però anche reattivo, qualche responsabilità in occasione del gol del 1-0 di Fernando, però si è subito rifatto l'estremo difensore del Grenbach. Ancora i russi della Lokomotiv, palla al centro per Makarov che ci prova in rovesciata, ma il tiro arriva sterile fra le mani di Marciniak. E ancora però registriamo una offensiva pericolosa della Lokomotiv, mentre il Grenbach adesso prova a creare qualcosa con numero 10 Daniel Baran. Baran che allunga per Rangel, la cui conclusione viene rimpallata, e poi c'è un intervento scomposto da parte del capitano, di Thomas Widzmek. Ammette il fallo commesso, va via silenzioso, adesso parla con i compagni di squadra chiedendo calma, chiedendo attenzione in fase di non possesso. Il giocatore più esperto della compagine polacca, sicuramente uno scoglio difficile per il Grenbach, la Lokomotiv, la prima giornata a incontrare un avversario così temibile, un avversario che sicuramente cercherà di arrivare fino in fondo in questa competizione. Pone una salita davvero ripida in questo girone per il Grenbach, che intanto riesce ancora a limitare i danni grazie all'intervento dell'estremo difensore Marciniak con due mani sulla conclusione di Gorcinski. Ma ancora possesso per la Lokomotiv con Daniel appena entrato in campo, offre palla verso il numero 11 Lukao, ancora giro palla con Antonio che fa scorrere la sfera sulla linea virtuale del centrocampo, dialoga con l'autore del gol del vantaggio Fernando, e poi si va da Ciotkov che con un lancio lungo voleva servire Lukao, ma non è preciso, troppo potente il suo assist, e quindi pallone ancora per il Grenbach con un tiro cross di Vini, pericolosissimo, stava per metterci la testa Igor Rangel, ma ancora Ciuskov a dire di no, come in questa circostanza. Ancora su Rangel, la sfida aperta fra i due, ancora di testa Rangel a provare il jolly, stavolta col sinistro, è ormai un 1-1 Rangel contro Ciuskov, e ancora una volta la meglio l'estremo difensore della Lokomotiv, gran sinistro di Rangel, palla deviata in calcio d'angolo dal numero 12 dei russi. Ritmi intensi in questo inizio di partita, quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 per la Lokomotiv Mosca, lo ricordiamo. Palla fra i piedi del portiere Marciniak, tanti.
Torniamo in cronaca con la Lokomotiv che mantiene il possesso di palla con il numero 5, Daniel. Daniel per Skarin. La palla che va da Igor Shaikov, ancora per Skarin. Bello 1-2. Mancata solamente un pizzico di precisione fra i due, ma veramente grande intesa, grande feeling tra due giocatori che si conoscono a memoria. Lo scorso anno sono stati protagonisti sempre qui a Catania con la maglia della Lokomotiv. Quarto posto finale per la formazione russa, battuta in semifinale dai rivali connazionali del Crystal, poi campioni dell'Euro Winner Cup 2015. Semifinale combattutissima, la Lokomotiv sconfitta solamente ai rigori dopo il parziale di 3-3 nei tempi regolamentari. Ancora Igor Shaikov per Skarin, va da Makarov. Makarov che cerca lo spazio per il destro, poi apre per Gonchinsky. Grande corsa come sempre del numero 2, ma arriva la chiusura da parte dei polacchi e poi la conclusione repentina del centravanti maglia bianca, il numero 3 Dai, che è controllato in un fazzoletto e ha concluso addosso però a Ciuskov, che è stato bravo a mandare la palla in calcio d'angolo. Sugli sviluppi riparte ancora la Lokomotiv con Igor Skarin che cerca Makarov, nulla di fatto, palla per Aaron Clark che esplode il sinistro. Adesso sale un po' la pressione da parte dei polacchi, comunque non sembrano subire il timore reverenziale nei confronti della Lokomotiv e ci provano, almeno vogliono cercare il gol del pari, del parziale pareggio, quando mancano 33 secondi alla fine del primo tempo. La palla è fra i piedi dell'estremo difensore Ciuskov, gira per Makarov sulla 8 di destra, ancora Makarov in surplus, va sul sinistro, poi viene contrato il suo tentativo, la palla che torna da Skarin. Ultimi secondi in questo primo tempo con la palla fra i piedi di Ciuskov. Ciuskov non ha alcuna fretta, due punte là davanti per cercare di abbassare la squadra avversaria, mancano 4 secondi, si va da Makarov che probabilmente tenterà una conclusione sullo scadere. Arriva la sirena, il tiro è sballato, è oltre il tempo limite, quindi nulla di fatto, 1-0 per la Lokomotiv contro il Grenbach. 12 minuti intensi, 12 minuti buon ritmo con una Lokomotiv che è passata in vantaggio ma non ha dominato sicuramente il match contro i rivali del Grenbach, che per ora stanno mantenendo un'organizzazione, stanno disputando una gara onorevole contro una squadra sicuramente, l'abbiamo detto più di una volta, fra le più blasonate di questo sport e fra le candidate alla vittoria finale di questa Euro Winner Cup. Noi ci fermiamo, un piccolo break, torniamo tra pochissimo con il secondo tempo.
tempo di Grenbach, Lokomotiv Mosca. Tutto pronto con i russi sul punto di battuta. Spalti della Domus Bet Arena pieni in attesa poi del match della Domus Bet Catania. La squadra padrona di casa che sarà protagonista alle 21 contro lo Zwolle. C'è grande attesa. C'è grande attesa però per vedere le tante compagini impegnate in questa Euro Winners Cup. Livello tecnico sempre più alto. Ricordiamolo, sono i campioni di ogni nazione che si sfidano. Questa che potremmo definire la Champions League del beach soccer. Con lo spettacolo e le emozioni assicurate. Grenbach è in possesso con il numero 10, Daniel Baran, che va verso Igor Rangel, l'uomo più pericoloso della formazione polacca. Ancora Rangel che gioca a due con Wizek. Rangel che cerca di evitare il fallo laterale con un'acrobazia, ma non ci riesce. La palla aveva già sorpassato la linea. Allora si partirà con la rimessa del portiere, anzi no, laterale con Antonio, che va dal estremo difensore Chutzkov per Fernando. Fernando che prova una conclusione improvvisa dalla distanza, il numero 3, autore del gol dell'1-0. La palla che si spegne alla destra del portiere polacco, ma ancora una volta è Fernando il più pericoloso dei suoi, mentre Antonio viene lanciato da Chutzkov. Antonio per Lukau che difende palla, la offre nuovamente al suo numero 10, che poi chiama in causa Fernando. Davanti a lui Rangel. Fernando va ancora da Antonio, palleggio elegante per il numero 10 della Lokomotiv. Poi Chutzkov a guardare, osservare la posizione dei compagni in campo, decide di andare ancora da Fernando. Fernando rientra sul sinistro, lo spazio per esplodere il tiro. Bella l'iniziativa, converge verso il centro del campo il numero 3 della Lokomotiv, ma il suo sinistro non è fortunato. Sospiro di sollievo per Darius Slowinski, il portiere, secondo portiere del Grenbach, che è entrato in questo secondo tempo a difesa dei pali e che adesso è chiamato in causa ancora da Antonio, però conclusione larga, non crea problemi all'alto numero 1 dei polacchi, che adesso fa ripartire il gioco, la manovra dei suoi. Tentativo di Baran, Daniel nell'uno contro uno, non riesce, allora si torna nuovamente da Slowinski. Slowinski che sbaglia il rilancio, ma è bravo Rangel a intervenire, a intercettare palla e a dare ancora adito alla manovra del Grenbach, che però non è precisa. Errore di Daniel che sembra un po' stanco, infatti si accomoda in panchina. Massiccia rotazione per il Grenbach, mentre la palla è ancora fra i piedi di Makarov, talentuoso difensore, jolly e tutto campo della Lokomotiv. Lancio intercettato e allora è Widzek a dare il pallone fra le mani dell'estremo difensore, poi lancio per Clark, che però non è preciso con l'interno del sinistro, cercava probabilmente un cross verso l'area di rigore, verso il centravanti, ma così non è stato. Gonciski, lancio dell'estremo difensore verso Shaikov, come al solito il gioco di sponda del numero 9, intelligentissimo, uno dei giocatori più esperti di questo panorama europeo dell'Euro Winner Cup. Makarov che combatte, ruba palla, si accentra con il destro, ancora Makarov, non gliela tolgono, adesso sì, parte la ripartenza del Grenbach, che però non viene sanzionato per un fallo nonostante le proteste del numero 5 Vizky. E allora sono ancora i russi a poter impostare con Skarin, che però sbaglia, un po' di imprecisione da parte dei giocatori tanto tecnici, che però in questo momento sembrano un po' in difficoltà contro una squadra ben organizzata come quella polacca. Clark riesce a mantenere con un prodigio la palla in campo, va indietro verso Marek Wizky per Ziober, l'esterno di mister Jakubczewski. Ancora Wizky,
dentro una conclusione da lontanissimo, una telefonata fra le braccia di Ciuckov che para e fa ripartire con Skarin. Skarin va da Lukau, bellissima girata da parte del numero 11, stop, difesa della posizione col corpo e girata di destro sul secondo palo. Lucas Tadeu, meglio noto come Lukau, uno dei giocatori più interessanti della Lokomotiv, un giocatore che può agire sia da punta ma anche da esterno e lo sta facendo vedere. Ecco la sua rovesciata, ancora un gesto tecnico di pregevole fattura da parte del numero 11 Lukau, conclusione pericolosa che lambisce il palo alla sinistra di Slowinski. La Lokomotiv non alza più di tanto il ritmo, però prova a impensierire gli avversari con queste conclusioni dalla distanza, con queste iniziative personali. Però ancora il Gremba che ci prova con un lancio lungo che preda di Ciuckov, nonostante il tentativo del numero 3 Dai in allungo impreciso. E là c'è lo spazio ancora per la Lokomotiv. Daniel aveva mirato l'angolino alto, ma una deviazione del difensore avversario ha fatto terminare la corsa del suo tiro in calcio d'angolo, che adesso viene battuto con la rovesciata ancora di Lukau. Rovesciata bella ma poco potente, e allora è vita facile per l'estremo difensore polacco. Non siamo giunti a 5 minuti dal termine, 5 minuti e 30 dal termine di questo secondo quarto. Una frazione importante, ancora punteggio sull'1-0, due squadre che si studiano, con Lukau che ancora prova con la rovesciata, stavolta a servire al centro dell'area di rigore un compagno liberatosi, ma è stato bravissimo difensore avversario in diagonale a chiudere lo spazio creato, sì, a mandare la palla in fallo laterale. Però in questo momento la Lokomotiv punta tutto su Lukau, mentre il Grenbach ci prova con Dai ancora in rovesciata, colpita male la palla, non è un tiro, non è un cross, palla che finisce in fallo laterale per la Lokomotiv che riparte. Dicevamo, mancano 4 minuti e 40 secondi, un momento cruciale del match, partire bene in un girone, quello F, che sicuramente non è dei più facili, è fondamentale per una squadra e per l'altra. Nel girone F la Lokomotiv, il BSC Eagle, formazione lituana, il Grenbach appunto, e poi la Lania Sport, squadra turca, tra le cui fila c'è anche uno dei talenti del beach soccer, il portoghese Majer. Quindi attenzione, vincere questa gara d'esordio sicuramente rappresenta un viatico importante per ottenere il pass qualificazione. Superano il turno le prime due di ogni girone, che poi accederanno agli ottavi, quarti di finale, poi semifinale e finale domenica prossima, 29 maggio, sempre qui nella splendida cornice del litorale catanese, Lido Azzurro, la Domus Bet Arena Beach Stadium. Intanto si è fatto male, è rimasto a terra, se non andiamo errati, Lukau, ma niente di che, si rialza adesso il numero 11 Igor Pogodin, che attua un altro corposo turnover dentro Skarin, dentro Shaikov, Igor Shaikov, che è stato eletto miglior giocatore dell'Euro Winner Cup nel 2013, lui che condusse proprio la Lokomotiv alla vittoria, come ricordavamo precedentemente. Un percorso davvero importante quello della Lokomotiv nel 2013, vittoria con San Benedettese, con Ginnastica di Tarragone, anche con il Flaffa Kassem nei gironi, poi ai quarti di finale 6-0 sul Terracina, in semifinale 7-6 i rigori sul Besiktas. E attenzione, intanto mentre ricordavamo il percorso della Lokomotiv, e Igor Rangel a bussare, è come alla porta di Ciuckov e dirci: ma che state dicendo, qui c'è un Grenbach che non ci sta ad ascoltare gli elogi e il passato della Lokomotiv, perché il presente è adesso, il presente si chiama Igor Rangel, che con una rovesciata davvero spettacolare porta il punteggio in parità 1-1. Inerme l'estremo difensore dei russi, ma grande, grande, grande
gesto tecnico balistico da parte del numero 16 Igor Rangel. E allora 1-1, tutto da rifare per la Lokomotiv. È partita che si preannuncia più difficile di quello che si poteva ipotizzare per i russi, che intanto ancora con Makarov dalla distanza sono andati vicinissimi al nuovo vantaggio. Ma diciamo una partita più difficile del previsto, perché il Grenbach è davvero una bella squadra organizzata e con un roster abbastanza ampio da permettere una rotazione e un minor dispendio di energie rispetto ad altre compagini. Intanto ancora Igor Rangel, l'autore del gol del pari, col tacco pregevole, ancora la giocata del centravanti dei polacchi in surplus. Daniel tenta la crobazia, che giocata ancora da parte dei polacchi con Daniel in rovesciata da posizione davvero defilata, incrocio dei pali con Ciuskunov ancora fermo, e si vede anche la difficoltà della Lokomotiv in questo rilancio dell'estremo difensore. C'è anche l'esperienza di Igor Shaykov a farsi sentire in mezzo al campo. Il Grenbach è vivo, il Grenbach ha capito che è il momento giusto per cercare l'impresa contro la Lokomotiv, trascinata dal suo numero 16 Igor Rangel, ma anche dal numero 10 Daniel Baran con la sua rovesciata, e precedentemente terminato la sua corsa sulla traversa. Quando mancano 2 minuti e 10 alla fine del secondo tempo, e il Grenbach potrà usufruire ancora di un fallo laterale sulla linea virtuale di centrocampo. Ancora Baran, si frappone Shaykov, poi la palla arriva al numero 7 Shaykin, che la dà Makarov con il sinistro, conclusione secca, mancata un pizzico di precisione al numero 4 totem della nazionale russa. Bella l'idea, anche il triangolo con Shaykov, un po' sfortunato numero 4 in maglia rossa. Intanto è rientrato in campo Fernando, l'autore del primo gol. C'è anche Lukao che riprende la sua posizione nel quintetto in questo assalto finale. Manca un minuto scarso alla fine del secondo tempo. È stato qualche cambio anche per il Grenbach, per rifiatare. Ciuskov in profondità, va da Lukao, colpetto, cerca di servire Fernando, ma viene anticipato ancora da Aaron Clark, che cerca di esplodere la sua corsa ma si allunga troppo il pallone. E allora rimessa laterale ancora in favore della Lokomotiv, con Daniel che alleggerisce verso Ciuskov, numero 12, che esce dalla sua area di competenza. Tenta poi una conclusione velleitaria, ma erano tutti fermi i suoi compagni, con la marcatura stretta al centro dell'area di rigore sia di Lukao che di Antonio. Molto attento il Grenbach in questa fase di gioco. Una leggera spinta su Mitchell Day, ma l'arbitro non ravvisa alcunché. E poi conclusione dalla distanza su una palla vagante del numero 5 Witzki, che non si limita solamente a difendere, ma tenta anche di rendersi pericoloso dalle parti del portiere avversario. Ancora Witzki contro Lukao, si rialza il numero 11. E poi c'è un contrasto duro, viene ravvisato un fallo in favore della Lokomotiv, se non andiamo errati. Contrasto fra Daniel e Ziober, non c'era assolutamente cattiveria, però sono andati entrambi sulla sfera. Rimane contuso sia il numero 5 della Lokomotiv che il numero 11 del Grenbach, che ha bisogno dell'intervento dello staff medico. Torniamo in cronaca per commentare il calcio piazzato in favore della Lokomotiv. Un punto di battuta a Lukao, si discute ancora col direttore di gara. Si avvicina anche Makarov.
tiro libero che può essere calciato da qualunque componente della rosa, ricordiamo, perché si tratta di un tiro libero causato da un intervento, un gioco pericoloso, e allora si aprono le acque e Makarov potrà colpire indisturbato verso la porta dell'estremo difensore Slowinski, che si prepara. Duello Makarov contro Slowinski. Makarov col destro traversa, palla che si impenna e arriva fra le mani di Slowinski. Emozioni sul fine di questo secondo tempo fra Grenbach e Lokomotiv. Gran conclusione del numero 4 Makarov, intuito, un po' di fortuna per Slowinski, palla che colpisce la traversa e poi si spegne fra le sue braccia. 1-1 fra Grenbach e Lokomotiv, 3 minuti di pausa e poi un secondo tempo di una sfida davvero entusiasmante e equilibrata, da vivere fino all'ultimo secondo. Ci vediamo dopo. Terzo tempo in questa sfida fra Grenbach e Lokomotiv, 12 minuti da vivere fino all'ultimo istante, 1-1 fra le due squadre in questo girone F. Subito Makarov con il destro ad impensierire l'estremo difensore titolare Marciniak, che è nuovamente in campo a difendere i pali del Grenbach. Lancio lungo per Igor Rangel, protezione della sfera e poi destro sul primo palo da parte del numero 16 del BSC Grenbach. Potente la sua conclusione ma troppo larga. Osserva tranquillo la sfera che si spegne sul fondo
Ciuskov, che è rimasto in campo per adesso tutti e tre i tempi, cercherà ora di dare il suo contributo in questo finale incandescente. Ancora Vini per Ranga, il palla un po' lunga, non può arrivarci il numero 16, maglia bianca, la riparte subito Makarov, sempre lui l'uomo più pericoloso di questi 26 minuti scarsi. Alexei Makarov, incursione senza palla, stop e destro sul secondo palo d'antologia per il 2-1 della Lokomotiv sul Grenbach. Nuovamente russi in vantaggio quando è passato un minuto all'inizio del terzo tempo. Una squadra che non molla, non molla niente, la formazione di Igor Pogodin un po' in difficoltà in qualche parte del match, soprattutto sul fine del secondo tempo dopo il pareggio di Rangel. Adesso nuovamente in vantaggio, può essere un gol davvero importante nell'economia di questa partita, che però è ancora lunghissima. Daniel Baran, palleggio per lui, offre a Vini. Vini che si libera della marcatura di Lukau, poi offre la palla al suo capitano, si va da Rangel che prova il palleggio, voleva tentare la conclusione acrobatica, viene contrastato da Makarov, torna indietro da Wizumek, ancora da Rangel, arriva la punizione, il contrasto irregolare da parte del numero 7 Anton Skarin, troppo veemente, troppo irruente l'ala, l'esterno della Lokomotiv. E ora sarà calcio di punizione per il Grenbach sul punto di battuta, sempre lui, numero 16 Igor Rangel, che continua la sua personale sfida, il suo personale duello con Ciuskov. Nel primo tempo aveva avuto la meglio il portiere dei russi, nel secondo tempo la rete proprio di Rangel in rovesciata. E adesso un'altra opportunità per trovare la via del pari con Rangel, il suo sinistro, parte la conclusione a giro e con la mano di richiamo. Intervento spettacolare da parte di Maxim Ciuskov, che devia in calcio d'angolo, mantiene a galla la Lokomotiv, ma cresce la pressione del Grenbach con Baran. Tiro che rimbalza sulla sabbia, prende una traiettoria molto alta, palla che si spegne sul fondo, mantenendo il punteggio invariato 2-1 per la Lokomotiv. Il lancio adesso di Ciuskov senza fortuna, il Grenbach a poter impostare con Daniel Baran, supera il diretto avversario, passaggio in profondità per Vini. Vini che finta l'assist e poi va da solo con la conclusione, però contrata da Antonio, che adesso è subito dall'altra parte, il numero 10, va da Daniel in profondità per Lukaku, che difende la sfera, Lukaku cerca di girarsi, ancora balletto fra i due e poi la conclusione di Antonio sul primo palo. È bravo Marciniak a rispondere presente e a deviare il pallone, ancora Marciniak puntuale con il suo intervento a evitare il gol del 3-1. E dall'altra parte è errato lo stop di Daniel Baran, poteva proporsi l'uno contro uno con il portiere avversario, ma così non è stato. E allora nulla di fatto, palla ancora dai piedi della Lokomotiv con Lukau, contrastato da due uomini, energico il contrasto ma non falloso. E allora è rimessa in favore del Grenbach con Rangel, si frappone Fernando, ma Rangel mantiene il possesso della sfera, va dal numero 12 Marciniak, che si distrae guardando il posizionamento dei compagni. Nel frattempo stava arrivando famelico Fernando per rubare la palla, ma così non è stato. Ancora Fernando, palla in mezzo, ma è bravissimo Marciniak a intervenire sulla sfera, subisce anche un colpo in uscita sulla corsa di Daniel, involontario il tackle del numero 5 maglia rossa. Si rialza anche il portiere del Grenbach,
La squadra quella polacca che rimane lì aggrappata al match, può succedere ancora di tutto, una giocata, un tiro dalla distanza, un'acrobazia con Rengel sugli scudi. Veramente una partita bellissima questa del girone F, in cui può succedere ancora di tutto. Con il Grenbach, che lo scorso anno ha partecipato all'Euro Winner Cup, due anni fa invece agli ottavi di finale si è conclusa la sua avventura sconfitto dall'Arthur Music quel punteggio di 6-5. Intanto conclusione dalla distanza del portiere sugli sviluppi del tiro libero, ma nulla di fatto, palla sterile fra le mani di Ciuskov, che adesso va da Skarin per Gronciski. Soffia il portiere del Grenbach affinché la palla possa finire sul fondo, così è. Ma conclusione temibile da parte del numero 2 in maglia rossa, un motorino costante, il russo Gronciski, titolare anche della nazionale proprio russa. È un giocatore che può dare grande affidabilità sia come corsa che come tecnica. Ancora Makarov per Gronciski, il suo destro, grande intervento murato il tiro di Gronciski con una acrobazia spettacolare da parte di un difensore, anzi era Mitchell Dane, ripiegamento arretrato, una formazione un po' più offensiva quella ora del Grenbach, con tanti giocatori di movimento, con Ziober, con Mitchell Day, con la corsa di Aaron Clark, cerca il tutto per tutto, fa anche rifiatare un attimo Igor Rengel, il tecnico Jagielski, per poi sfruttarlo nei minuti finali. Ne mancano ancora 7 alla conclusione di questa emozionante partita. Ciusco va da Makarov, che vince un contrasto. Il numero 4 va da Skarin col destro. La conclusione pericolosa del esterno della Lokomotiv, adesso difesa della palla da parte di Mitchell Day, che allarga per Ziober, colpo all'indietro e palla che finisce alta, ma occasionissima per il Grenbach. Un po' di imprecisione, un po' di eccessiva fretta da parte del numero 11, ma era pronta a contrastare il suo tentativo Makarov, quindi dovuto affrettare l'esecuzione. La palla che si è spenta alta, ma campanello d'allarme per la Lokomotiv. Grenbach c'è, continua la sua rincorsa verso il pareggio. Adesso Aaron Clark la mette a terra con il sinistro, doppio passo di Clark, surplus ancora, ma con l'elastico non riesce però a superare Gronciski. Tenace, rognoso il difensore russo, poi conclusione di Ziober. Ci sono delle proteste per un fatto.